Ben trovati a questa nuova edizione del Senior TG. Vediamo i titoli. Attacco dell'Iran a Israele. Guterres disinnescare le tensioni. Oncologia, il valore della ricerca clinica in Italia. Arresto cardiaco, drone più veloce dell'ambulanza. Questa notte l'Iran ha attaccato Israele con missili e droni carichi di esplosivo, invocando il diritto di autodifesa dopo l'attacco al consolato iraniano a Damasco. Non avevamo scelta, le parole dell'ambasciatore di Teheran all'ONU. Intanto le autorità israeliane fanno sapere di aver intercettato e abbattuto il 99% dell'offensiva iraniana. Bisogna disinnescare le tensioni per evitare un'escalation, ha detto Antonio Guterres al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Né quella regione né il mondo possono permettersi altre guerre. Le innovazioni portate dalla ricerca clinica hanno cambiato il trattamento del cancro, migliorando la salute di molti pazienti e la loro qualità di vita. Sentiamo Francesco Perrone, presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica. Stiamo vedendo, assistendo all'arrivo di molti farmaci innovativi che sicuramente stanno cambiando in qualche caso completamente l'aspetto della cura del cancro in alcune patologie. E questo lo vediamo in Italia sia nella parte della sperimentazione clinica, negli studi precoci e poi negli studi più tardivi, ma lo vediamo anche nella pratica clinica con i farmaci che sono stati sperimentati nel corso degli scorsi anni. Noi dobbiamo sempre stare attenti a garantire la disponibilità di questi farmaci con buon senso, in maniera da contribuire anche alla loro sostenibilità. E la loro sostenibilità dipende anche dalla possibilità di avere accesso a una diagnostica che in qualche caso richiede metodi innovativi, moderni per identificare i difetti molecolari del cancro, e anche su questo come IOM cerchiamo di essere collaborativi e proattivi. Drone contro ambulanza. In una simulazione sono stati impiegati un drone e un'ambulanza per una chiamata di arresto cardiaco. Il drone in volo è stato il più veloce, arrivando con ben 12 minuti di anticipo. Questo esperimento fa parte del progetto SEWAM del SIS-118 e, come ha sottolineato il presidente Balzanelli, per ogni minuto che passa dall'esordio di un arresto cardiaco si perdono circa il 10% di possibilità di salvare un paziente. Nei primi 4 minuti dall'insorgenza, invece, la possibilità supera il 70%. Per questo auspica che in futuro, con le giuste norme, questa tecnologia abbatterà drasticamente le tempistiche di intervento. Oggi è tutto. Prima di salutarvi, vi ricordo che potete seguirci sulle nostre pagine Facebook, YouTube e Instagram e vi do appuntamento alla prossima edizione.